Non è più il blues di una volta, una frase che si sente ripetere in continuazione. È diventato quasi un mantra per tutti quelli che hanno vissuto gli anni d'oro della manifestazione pistoiese, anni d'oro anche per i locali. Abbiamo fatto un giro per sentire quest'anno come hanno vissuto le serate, i bar e i ristoranti in Piazza Duomo e dintorni. Un disastro è stato, cioè non si è percepito per minimamente che ci fosse una manifestazione in Piazza del Duomo. Le frequenze nella Piazza di Pistoia, in Piazza del Duomo, sono state al minimo storico, si parla di neanche 1000 persone su determinate serate. Addirittura su delle serate tipo il venerdì c'era forse anche meno gente del solito a giro. Non è più blues di una volta, però la gente sta partecipando abbastanza bene, veramente non come prima, come c'era una volta. Solo una serata è stata positiva, quella di giovedì, che era entrata gratuita in piazza, anni 80, musica, divertimento e quant'altro. Poi tutte le altre serate sono state un flop. Ma sì, per il blues ci sono anche tanti turisti quest'anno, ci sono sia italiani che stranieri. Anche durante concerti, prima anni indietro, magari c'era tanta gente, si veniva per mangiare una pizza veloce, per poi andare al concerto, oppure un aperitivo, e invece quest'anno non più di tanto. Avendo uno storico delle serate del blues di oltre 25 anni, sicuramente queste sono diciamo serate un po' più tranquille sotto tutti i punti di vista. Le persone non erano molto presenti, a testimonianza anche dei banchetti che ci sono qui in via Cavour, insomma c'è un po' di malessere. Per me è stato molto deludente, cioè noi si è comunque lavorato, però c'è la sera in cui c'è stato più movimento è stato il giovedì, le altre sere no. Un quarto di persone meno rispetto all'anno scorso.